Allora, mi dovrei vedere io in primo piano senza fare gli errori di ieri che si vede la galleria. Quindi direi che possiamo partire con il webinar e la lezione di oggi. Oggi voglio trattare un argomento che appunto molte volte mi viene chiesto e che soprattutto fa parte di tantissime ricette che noi ritroviamo o comunque sentiamo ogni giorno. Innanzitutto mi voglio presentare con tutti quanti quelli che stanno vedendo il video, i nuovi. E le persone che guarderanno anche questo video pubblicato su YouTube. Io sono Scale D'Armando, istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Oggi abbiamo assieme un altro appuntamento, un altro webinar inerente alle tecniche e alle gestioni di arte bianca, trattando oggi l'autolisi e il fermo macchina, che sono due cose completamente differenti. E appunto andremo a trattare l'argomento a 360 gradi, ambidue lati, sia pro che contro di queste due metodologie o tecniche di gestione e di sviluppo dell'impasto. Prima di andare avanti con tutta quanta la lezione, io vi invito tutti quanti, voi che state vedendo il video su YouTube, a lasciare un bel like e un commento sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate del video, condividetelo tra le vostre storie o canali social, taggate me. Sempre su Instagram o su Facebook, taggate anche l'Accademia Nazionale Pizza Doc per rendere virale la cosa e dare l'opportunità a tutti di potersi formare. Perfetto. Allora, noi ieri abbiamo trattato quelle che sono appunto le dinamiche di impastamento. Appunto, per chi non se l'è visto, vi consiglio di andarlo a rivedere perché è stato veramente molto interessante. Cercherò di essere breve oggi con questa spiegazione di queste due argomentazioni molto molto trattate oggi, ma già da tempo. L'autolisi e il fermo macchina. Adesso si vede un po' perché c'è il. Proverò un po' ad allontanare, vediamo un po', o se no cambio pennarello direttamente. Così si vedrà molto molto meglio. Ok. Si vede molto meglio, okay. Questo solo non si vede. Un attimo solo, che prendo un po' di carta. Giusto un piccolo contrattempo. Ok. Non ho ancora scelto bene bene. Perfetto. Allora, queste due tecniche noi spesso e volentieri le utilizziamo o le mettiamo all'interno delle nostre ricette o comunque gli impasti che facciamo giornalmente. Ma come faccio a capire se la mia tecnica riguarda un autolisi o un fermo macchina? Andiamo a vederle assieme, appunto, e come riuscite a sfruttarle al meglio possibile. Io voglio partire innanzitutto da quella che è l'autolisi, più che altro perché è quella molto più conosciuta, quella molto, molto, molto più divulgata tra quelle che sono le tecniche utilizzate in panificazione e in pizzeria. Allora, l'autolisi è un processo di autoevoluzione della nostra farina, attraverso cui si va a creare un impasto con tutto il quantitativo di farina della ricetta o comunque una parte, andandola ad idratare ad una percentuale contenuta tra il 50, il 55 e il 60% di regola, lasciandolo poi mescolato, una volta impastato, leggermente impastato per 6-7 minuti, lasciato poi a temperatura ambiente o anche in frigorifero per ore e ore, anche molto più di 6-7 ore, per dire. Solitamente il punto minimo per fare l'autolisi
parte dalle 2-4 ore fino ad andare anche alle 12 e molto di più. Però oggi voglio trattare assieme a voi proprio questa argomentazione, il perché dare tantissime ore a quello che è un processo di autoevoluzione della farina, a cosa può portare e quale difficoltà o negatività ci potrebbe appunto portare ad avere durante poi lo sviluppo o la gestione dell'impasto. Il fermomacchina invece, il fermomacchina è uno step di rilasso che noi diamo all'impasto nel momento in cui appunto stiamo impastando e per varie cause o per varie motivazioni siamo costretti a doverci fermare e a dover dare un tempo di rilasso al nostro impasto o di recupero anche per quanto riguarda la temperatura. Ma adesso andremo a vedere anche quest'altra dinamica. Detta un po' tra tutte e due, partiamo subito con l'autolisi. Come abbiamo detto prima, quindi l'autolisi è il processo di autoevoluzione della nostra farina nel momento in cui viene impastata, con solo l'utilizzo però dell'acqua. Perché l'autolisi si svolge solo e esclusivamente con l'utilizzo dell'acqua? Perché nel momento in cui all'interno andiamo ad aggiungere del lievito o comunque dei microrganismi che possono essere batteri o appunto anche saccharomiceti, essi andrebbero ad alterare quelle che sarebbero le particolarità o comunque le qualità della nostra farina. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui noi portiamo la nostra farina ad avere un'autoevoluzione, sfruttiamo solo e esclusivamente quelli che sono gli sviluppi e le qualità solo e esclusivamente della nostra farina, che ci dà la nostra farina. Se noi dovessimo andare ad aggiungere invece del lievito, dei microrganismi estranei, quindi per dire batteri, essi appunto andrebbero ad alterare tutti questi sviluppi. Alterando tutti quanti gli sviluppi della nostra farina, non capiremo mai quali potrebbero essere le particolarità o le qualità superiori le qualità, scusatemi, superiori o tecniche della nostra farina che appunto stiamo utilizzando all'interno del nostro ambiente di lavoro. Quindi l'autolisi in primis non va usata come all'interno il lievito, va fatta solo e esclusivamente con farina e acqua. Ok? Detta la prima cosa molto più importante, che riguarda appunto questa, di non aggiungere possibilmente microrganismi all'interno, passiamo al secondo step. Io personalmente non consiglio di fare autolisi molto, molto lunghe. Ma per quale motivo? Perché le autolisi molto lunghe portano ad evolvere la nostra farina, portandola a un certo punto dove, arrivata al suo massimale, comincia poi a decadere. Ma decadere in che senso? Nel senso che la parte proteica, soprattutto, comincerà a sviluppare talmente tanto da creare molta, molta più estensibilità di quella di cui io ho bisogno. Creando molta estensibilità, essa mi potrà dare problematiche nel momento in cui andrò ad impastare. Un'altra problematica che io andrò a riscontrare con autolisi molto molto lunghe, il problema è che mi possa partire o scaturire una fermentazione all'interno, perché sì, può capitare, soprattutto nelle farine che sono tipo 1, tipo 2 integrali, perché dove c'è presenza di crusca c'è anche presenza di batteri che potrebbero far partire quelli che sono i processi fermentativi, anche se in minima parte, ma lo possono fare. Anche se noi comunque andassimo ad aggiungere una piccola percentuale di sale, sì, fondamentalmente eviteremo questo step di piccola fermentazione che si va ad innescare, però non basta per stare sicuri. Quindi io consiglio di fare, nel momento in cui si decide di scegliere di fare l'autolisi, rimanere in un range possibilmente tra le 2 e il massimo di 6 ore. Questo è quello che consiglio io. C'è chi arriva anche a 12 ore, e si può fare senza nessun problema, ma secondo il mio parere si va a sviluppare troppa, troppa estensibilità. Quindi questo è per quanto riguarda le tempistiche che vengono utilizzate per fare l'autolisi. Adesso affianco subito la questione delle ore con le temperature. Se noi andassimo a fare un'autolisi, lasciandola poi a temperatura ambiente, la nostra autolisi andrà a sviluppare, quindi la nostra farina andrà ad autoevolversi in maniera molto, molto più veloce. Quindi i suoi processi di sviluppo saranno appunto molto molto più veloci e il suo range di gestione diminuirà. Questo
Quindi, nel caso in cui decidessimo di fare autolisi lunghe, 12 ore, 16 ore e anche di più, la nostra autolisi deve essere possibilmente mantenuta all'interno di un frigorifero. Per quale motivo? La temperatura va a influenzare tantissimo quelli che sono i processi fermentativi di sviluppo dei microrganismi anche estranei al substrato, all'impasto che noi lasciamo appunto in autoevolversi. Quindi, nel caso in cui noi lo lasciamo a temperatura ambiente, avremo questo problema che con il calore e quindi energia, non solo i processi autoevolutivi della nostra farina saranno più veloci e quindi svilupperà molto prima e ci potremo ritrovare un impasto che tenderà talmente tanto a collassare. Ma un altro problema sarà appunto che il nostro impasto, nel momento in cui appunto si lascerà a temperatura ambiente, potrà sviluppare queste fermentazioni spontanee e quindi andranno a sballare tutti quanti i parametri della nostra farina. Quindi è importante in cui si decide di fare autolisi lunghe, anche di 8 ore, anche di 6 ore fondamentalmente, consiglio vivamente di mettere l'impasto autolitico, senza il lievito e nulla, all'interno del frigorifero. E una volta poi che si dovrà utilizzare, si prende e si mette all'interno dell'impastatrice con tutto il restante degli ingredienti. Questo è molto importante e non ve lo dimenticate. Bene, abbiamo detto per quanto riguarda le temperature, per quanto riguarda anche le ore della nostra autolisi, abbiamo capito tutti quanti che appunto essa su cosa va a lavorare? Va a lavorare sull'evoluzione generale della nostra farina, quindi a livello proteico, a livello appunto amilolitico, quindi per quanto riguarda l'amido, che sono le due cose che principalmente a noi ci interessano, perché comunque va a lavorare anche su tutte le altre tipologie di processi enzimatici, però noi ci concentriamo principalmente su questi due, ok? Che sono quelli che ci lavorano sul prodotto finale a cui noi appunto stiamo cercando di arrivare, ok? Quando utilizzare un'autolisi? Un'autolisi va utilizzata nel momento in cui si ha sotto mano una farina, possibilmente io consiglio di utilizzarla in questa maniera, nel momento in cui si ha una farina molto forte. Quando si ha una farina molto forte e quindi molto elastica, a volte si può riscontrare il problema che l'impasto sotto stesura o sotto gestione diventi molto 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 elastico e quindi tenace. E quando noi appunto arriviamo al momento di stesura, ci risulterà difficile stenderlo e metterlo al forno, fare la pizza al piatto, la pizza in teglia. E cosa ci può portare ancora la troppa elasticità? La troppa elasticità ci porterà ad avere problematiche nell'avere la struttura all'interno della nostra pizza. Esattamente. Quando c'è tantissima elasticità, il prodotto ha difficoltà a sviluppare, ad aprire e a creare struttura all'interno. La struttura che noi vediamo all'interno, i veli di pasta, di glutine trasparenti, sono dati dall'estensibilità presente nel nostro impasto, che ci crea struttura e grazie alla forza di resistenza che ha sviluppato il nostro impasto con l'elasticità, o che già ha invece, si va a mantenere la struttura che si va ad aprire e appunto a sviluppare all'interno di un cornicione o di una pizza in teglia o di una pizza in pala o di un pane. Ok? Quindi l'autolisi è molto importante, però io consiglierei tantissimo di non fare autolisi lunghe perché fondamentalmente non ne vedo il bisogno. Non ne vedo il bisogno di fare autolisi lunghissime. Io consiglio di rimanere in un range massimale tra le 6 e le 8 ore, se proprio si vuole fare. Anche quando si utilizza magari la semola di grano duro, io personalmente rimango sempre in un range tra le 4 e le 6 ore. Non vado mai ad eccedere, proprio perché la farina non ha bisogno di tantissime ore per riuscire a fare la sua autoevoluzione, anche perché la nostra deve essere possibilmente un'autoevoluzione partita, ma non deve essere completa fino alla fine, perché altrimenti quando andiamo in macchina tramite stress meccanico andremo a sollecitare ancora di più la formazione del glutine e rischieremo di avere un qualcosa che appunto ci collasserà completamente, senza forza e senza struttura. Questo per quanto riguarda l'autolisi, ok? Quindi una cosa molto importante, fate attenzione quando fate le autolisi con le farine tipo 1, tipo 2 o integrali, perché esse hanno una capacità di far partire fermentazioni spontanee molto più elevata rispetto a una 0 o una doppia 0, perché essendoci particolo scali possono essere presenti microrganismi estranei che appunto farebbero partire delle fermentazioni, lievitazioni, come ho detto prima, spontanee, naturali. Andiamo al fermo macchina.
Ah, un'altra cosa che voglio dire, con l'autolisi viene utilizzata a botte anche perché appunto ci permette di assorbire più acqua. Allora, diciamo che tra l'autolisi e il fermo macchina, il processo o la tecnica che ci permette di assorbire molta più acqua tra le due è il fermo macchina, non l'autolisi. Tra le due è il fermo macchina e non l'autolisi, perché l'autolisi va a lavorare tantissimo sulla parte proteica e ha molto più tempo per lavorarla e quindi forma queste lunghe catene proteiche. Ma queste lunghe catene proteiche, nel momento in cui sono sotto stress tramite un'impastatrice, che cosa fanno? A meno che non sia una bella velocità dell'impastatrice, ma anche in quel caso, si cominciano ad allungare ancora di più queste catene proteiche che fanno attaccare l'impasto sotto e lo fanno collassare e creano il groppone o come si può dire una palla di pasta al centro della nostra spirale. Quando si crea quella palla e il restante attaccato sotto, vuol dire che c'è troppa estensibilità del nostro impasto e che quindi poi quando lo andremo a togliere la forza che avrà accumulato sarà minore. Ora, il nostro fermo macchina che cos'è? Il fermo macchina è il momento in cui noi, mentre stiamo impastando, possiamo farlo sia con il lievito e sia con il sale, sia con tutti gli ingredienti all'interno della nostra ricetta. Il fermo macchina gira tra un range tra i 10, 20, 30, 40, 50 minuti, non di più, to, un'ora, ma più che altro perché sennò si secca la superficie dell'impasto, più che altro. Perché viene utilizzato il fermo macchina? Il fermo macchina viene utilizzato per dare un step di rilassamento al nostro impasto per permettergli di sviluppare una parte estensibile, una parte maggiore estensibile, quando viene utilizzato, soprattutto quando si fa anche il pane. Quando si fa il pane e sotto le mani si ha una farina molto molto elastica, quindi con una grossa presenza magari anche di glutine secco e quindi farine molto forti, succede che gli impasti tendono ad uscire molto molto tenaci e duri. Noi dobbiamo cercare di creare un giusto equilibrio tra l'estensibilità e l'elasticità per qualsiasi tipologia di prodotto, anche e soprattutto quando si fa una contemporanea, che c'è un cornicione molto più alto. Il cornicione deve essere strutturato, ma allo stesso tempo deve reggersi quel cornicione una volta che gonfia. Quindi, il fermo macchina può essere utilizzato nel momento dell'impastamento sostituendo l'autolisi. Nel momento in cui si impasta, si parte. Si può decidere di farlo anche a metà impastamento, una volta che si è aggiunto già il 60% di acqua, 65%, è giunto anche il lievito, si ferma la macchina, la si lascia 10-15 minuti ferma e dopodiché si fa ripartire. In questo caso io ho sostituito l'utilizzo dell'autolisi e ho dato una bella parte estensibile al mio impasto che ne verrà fuori. E io ho sostituito 8 ore massimali o 12 ore di autolisi con un quarto d'ora di fermo macchina all'interno della mia impastatrice. Un quarto d'ora, 30 minuti o 40 minuti, ma io ho sostituito un grosso numero di ore tra le due, fondamentalmente. Quando si ha il groppone all'interno della nostra spirale, quando si fanno impasti, lì i problemi possono essere tanti. Il primo, che non è un problema, può essere dato dal fatto che il quantitativo di impasto è poco. Quando il quantitativo di impasto è poco, che cosa succede? Quando lo spazio presente nella nostra spirale è, diciamo, un minimo normale, cioè abbastanza, c'è abbastanza spazio all'interno di questa spirale, di questo verme, e il quantitativo di impasto è piccolo, si tende appunto a ritirare dentro, in questo caso. Questo è dato dal fatto perché il quantitativo è poco. Invece, nel momento in cui si forma il groppone e la parte sotto è tutta attaccata perché è collassata, vuol dire che c'è molta estensibilità e poca elasticità. E la poca elasticità presente si è concentrata tutta nel punto del groppone, dove è più duro e più tenace. Ok? Questo è per quanto riguarda quindi il discorso del groppone. Il fermo macchina, come abbiamo detto, è uno step che ci permette di dare un rilassamento all'impasto, dargli la parte di sviluppo proteica, di autoevolutiva della nostra farina, ma del nostro impasto fondamentalmente, per quanto riguarda il glutine, senza avere questo range di tantissime ore. Tramite questo fermo macchina io ho sostituito questo passaggio di tantissime ore. Poi, in base a quelli che saranno i vostri test e a come risponderanno le farine, ognuno di voi si renderà conto appunto del vostro impasto di quanto
tempo, bisogno per riuscire ad essere bello estensibile. Ma ricordatevi che quando si mettono assieme acqua e farina, si stanno portando avanti tutti i processi autoevolutivi della nostra farina, del nostro impasto. Quindi dovrete stare attenti nel capire bene quanto ha bisogno la vostra farina di questo tempo di pausa per riuscire a sviluppare questa parte estensibile e non essere troppo duro ed elastico. Il fermo macchina può essere utilizzato anche nel momento in cui l'impasto si scalda tanto. Quando l'impasto tende a scaldarsi tantissimo, o magari non l'abbiamo incordato bene, un fermo macchina può essere una salvezza, perché appunto permette di fermare, permette, cioè andiamo a fermare l'impasto e andiamo noi a permettere, in un lasso di tempo di 30 minuti per dire, o anche 20, all'impasto di riuscire a legare bene, per quanto riguarda la parte proteica, legare bene nel momento in cui così da ripartire nello step secondario dove ripartiamo con la macchina, nel riuscire a riprendere tutto quanto il ciclo di impasto che appunto verrà all'interno. Che cosa succede? Quando noi non incordiamo bene l'impasto, dobbiamo fare un fermo macchina. Facendo questo fermo macchina, noi permettiamo poi appunto all'impasto di poter sviluppare in maniera autonoma e quindi di sviluppare sulla parte proteica, in maniera tale poi da riprendere l'impasto nel secondo step e appunto chiuderlo normalmente. Nel caso in cui c'è problema dove non si riesce proprio, lo si va a mettere in frigorifero, abbassiamo la temperatura e poi dopodiché lo andiamo ad incordare. Quindi il fermo macchina, diversamente dall'autolisi, non sviluppa queste lunghe catene proteiche. Non sviluppando queste lunghe catene proteiche, non rischierò di avere un impasto che tenderà a collassare e a sedersi in maniera completa. Non rischiando questo, io non rischierò di avere un prodotto che poi al finale della cottura mi potrà anche rischiare di essere gommoso. Perché quando noi sviluppiamo delle larghe o lunghe catene proteiche, per quanto riguarda il glutine, queste lunghe catene proteiche, una volta fatta la cottura, tenderanno a dare nel momento del raffreddamento al nostro prodotto gommosità. Ok? Questi sono uno dei principali motivi per cui si riscontra poi il prodotto leggermente gommoso al finale, dopo la cottura, nel momento in cui tende a raffreddare. Quindi vi consiglio di fare molta attenzione quando decidete di utilizzare l'autolisi e siate coscienti nel momento in cui utilizzate fermo macchina e anche autolisi. Siate coscienti, sono delle tecniche molto molto utili, ma sappiate sfruttarle e utilizzarle per lo sviluppo e l'ottenimento dei vostri impasti e dei vostri prodotti. Sono delle tecniche eccezionali da utilizzare sia per la pizza al piatto, pizza in teglia, pizza in palo, qualsiasi altro prodotto voi vogliate fare. Ma per decidere e capire se abbiamo bisogno di autolisi o fermo macchina, bisogna conoscere bene le farine che abbiamo sotto mano. Se la nostra farina ha bisogno di avere un'autolisi, ce ne accorgiamo nel momento in cui impastiamo, dove vediamo che il nostro impasto strappa in una maniera eccessiva. Quando l'impasto strappa o comunque tende ad essere molto duro, molto tenace, vuol dire che è tendenzialmente molto più elastico. Essendo molto più elastico, il nostro impasto quindi sarà più duro poi da lavorare. Quando decidiamo di fare gli impasti in massa, l'autolisi ci permette di sviluppare una parte estensibile del nostro impasto, così da pareggiarla alla parte elastica che svilupperà il nostro impasto al momento in cui sarà in massa. Quindi sappiate ben scegliere quando e come utilizzare le due tecniche e soprattutto come abbinarle nel momento in cui fate gli impasti. Posso abbinare queste tecniche all'utilizzo dei prefermenti? Assolutamente sì, perché fondamentalmente la parte di autoevoluzione della nostra farina non va a intersecare quelli che sono gli sviluppi di un prefermento. Un prefermento sviluppa acido organico, sviluppa quindi una parte che permette di portare all'evoluzione la farina ancora più velocemente, grazie alla presenza di acido organico. La parte autolitica, invece, dall'altra parte, perché un quantitativo di farina lo porto in prefermento, un quantitativo lo porto in autolisi, sto portando tutte e due le tipologie, i quantitativi di farina che fanno la ricetta, a sviluppare e appunto poi a dare la loro massima prestazione nella gestione. Sappiate scegliere bene se utilizzare queste tecniche oppure no, se il vostro impasto ne ha bisogno oppure no. Guardate bene se le vostre farine hanno bisogno di fare un'autolisi oppure un qualcosa di superfluo di cui non è necessario doverlo fare. Anche perché l'autolisi non è obbligatoria. Anziché io consigliarvi l'autolisi,
questo punto io vi consiglio il fermo macchina di 10 minuti, anche 15 all'interno della vostra impastatrice. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la partecipazione. Leggo un attimo le domande che mi sono arrivate. Leggo le domande che mi sono arrivate. Allora, quindi quando si fa, ok, questo ho risposto, dopo il fermo macchina, quando si inserisce il lievito. Puoi fare il fermo macchina prima di aggiungere il lievito, come lo puoi fare anche nel momento in cui hai già messo il lievito. Sei tu che decidi quando fare il fermo macchina, io ho detto lo puoi fare nel momento in cui inserisci il lievito, puoi farlo, già dopo 10 minuti di impastamento tu puoi fare il fermo macchina. Oppure già dopo i 15-20 minuti che hai messo tutti gli ingredienti, fai un fermo macchina e chiudi nello step successivo. Io consiglio di fare il fermo macchina prima ancora di aver messo tutta l'acqua. Quindi mi tengo indietro un 10-20% di idratazione della mia ricetta prima di chiudere l'impasto e quindi vado a fare un'autolisi. E dopodiché aggiungerò questa percentuale rimanente nell'acqua. O ancora meglio, mi tengo il 20% di acqua e il sale in maniera tale che dopo aver fatto questo fermo macchina, parto col mio impasto aggiungendo il sale e mettendo il restante dell'acqua. Noterete delle grandissime differenze tra uno e l'altro e vi consiglio soprattutto di provare e di testarla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar, a questo appuntamento. Noi ci vediamo la settimana prossima, di giovedì alle 3:30. Fatemi sapere com'è stato l'appuntamento di oggi. In evento all'autolisi e fermo macchina, datemi un vostro feedback attraverso i commenti oppure entrate nel gruppo privato su WhatsApp dove ci confronteremo e ci confrontiamo tutti i giorni, in tutti i momenti e noi ci vediamo la settimana prossima. Mi raccomando, fate pubblicazioni sui social, condividete, fate le storie, taggateci appunto tra le vostre storie, i vostri contenuti social che andrete a pubblicare e noi ci vediamo la settimana prossima. Un saluto a tutti quanti. Ci vediamo giovedì. Ciao ragazzi!